A Origio, in provincia di Varese, c'è stato un importante avvenimento che è la presentazione di una nuova moto della Brammo al OMT Garage. Noi siamo con Marco Troiano che ci spiegherà questa nuova moto che loro hanno sviluppato. Buonasera. Buonasera. La prima cosa interessante è una moto della Brammo che noi abbiamo già visto, però con molte modifiche fatte da voi. Sì, diciamo che abbiamo preso una Inertia Plus, che è la versione più bella della Brammo, e abbiamo cercato di improntarla su un utilizzo enduristico, in quanto abbiamo iniziato a lavorare sulle sospensioni, sugli pneumatici e su tutta la ciclistica della moto. Infatti la moto ha le principali modifiche, sono state fatte alle forcelle con dei pompanti diversi, l'ammortizzatore posteriore è stato allungato, rinforzato, si può sia regolare in compressione che in estensione, le gomme sono da utilizzo enduristico, quindi tassellate, e poi tutto, diciamo, il parafanghi, la sella e il manubrio sono stati modificati come normale utilizzo da enduro, quindi dei parafanghi alti, un manubrio in alluminio della Rental che facilita l'utilizzo da fuoristrada. Quanto tempo vi avete messo per fare questo sviluppo di una moto che era abbastanza diversa? Sì, diciamo, la moto è stata pensata, tra virgolette, già 3 mesi fa. Lo sviluppo reale, la costruzione, ha tenuto impiegato i nostri meccanici 1 mese. Però la moto, diciamo, sono già 3 mesi sulla quale facciamo disegni e pensiamo le varie modifiche da fare in 3 mesi a questa parte. La meccanica è esattamente uguale a quella originale? Sì, esatto, il motore, il gruppo motore e batteria è totalmente originale. Gli interventi sono stati fatti sulle sospensioni, come dicevo prima, e sulle principali parti di utilizzo per un utilizzo specifico da enduro. Ecco, siete importatori di Brammo per l'Italia. Come mai avete deciso di importare questo marchio, visto che vi ho visto qui nel salone che avete delle bellissime Harley Davidson e altro tipo di moto completamente diverse? Allora, prima cosa, Brammo è comunque una casa americana e quindi attinente a quello che abbiamo sempre fatto noi. Noi sono 30 anni che lavoriamo con Harley Davidson. Brammo era nel campo di moto elettriche quella più corretta. E poi stiamo parlando comunque di un marchio che è leader nel settore, in quanto Brammo effettivamente è il numero uno nel mondo che di costruttori di motociclette elettriche. Quindi numero uno su moto custom e numero uno su moto elettriche, non potevamo sbagliare tutto qua. Ecco, che previsione di mercato avete fatto per le vendite in un momento che è molto difficile, come sappiamo, e per un prodotto che è molto particolare? Sì, allora, le previsioni non sono rose, però le aspettative sì, in quanto, mi spiego meglio, ad oggi i modelli Plus sono disponibili, qualche mese fa non lo erano, quindi contiamo di partire da questo mese con almeno un raddoppiamento del numero di vendite rispetto all'anno scorso. Certo è che eventuali incentivi statali faciliteranno la cosa. Però fino a che questi non ci sono, la vendita di un mezzo completamente elettrico è un po' più difficile rispetto a una moto endotermica normale, però da parte nostra c'è il pieno impegno a sviluppare anche questa strada, in quanto ha tutte le sue note positive rispetto a una motocicletta endotermica, sia di costo sia di utilizzo, quindi blocchi del traffico esenti, bollo esente, agevolazioni per quanto riguarda le assicurazioni, sono tutte cose positive che su una moto, tra virgolette, normale non ci sono, quindi i punti positivi sono tanti, quelli negativi sono pochi se abbiamo un aiuto anche dal punto di vista di investimento da parte dello Stato, i numeri verranno fuori. Raccontaci due, in poche parole, un po' della tecnica della moto di serie Brammo, diciamo, con quanto riguarda autonomia, tipo di batterie, eccetera, e anche il prezzo, che poi è il tasto più importante. Allora, la Brammo, l'Inertia Plus, ha un'autonomia di 120 km con un utilizzo, diciamo, extraurbano. La moto ha una potenza di 9 kW e, diciamo, il costo di una ricarica totale è di 50 centesimi.
quindi si effettuano, si può facilmente fare l'equazione che con 50 centesimi di costo si effettuano 120 km, cosa impossibile da fare con un motore endotermico. Il tempo di ricarica è da zero completo a 8 ore, però ciò non toglie che se anche la moto dovesse essere scarica al 50% si può ricaricare metà del tempo. È prevista la ricarica rapida? Sì, è prevista come accessorio, però necessita di un'alimentazione 380 trifase e chiaramente lì si abbattono i tempi di ricarica, si parlano di 2 ore di ricarica totale. Ecco, se io volessi prendere una, quanto costa e a chi mi devo rivolgere e dove? Allora, le Brammo ad oggi fortunatamente sono in pronta consegna, tutti i modelli inerzia. I prezzi partono da 7.200 euro per il modello base a 11.900 euro per modello plus. Chiaramente le trova in pronta consegna da noi, nel nostro showroom di Origio, alla OMT Garage, mentre per la versione Empus, che diciamo è quella che uscirà col cambio a 6 marce, le prime unità saranno disponibili da maggio. Invece quella che avete fatto voi, è disponibile anche quella o è a richiesta? Esatto, queste sono una serie numerata e vengono fatte su richiesta e avranno un prezzo di 13.900 euro, un numero chiuso di 200 unità. Grazie Marco, in bocca al lupo per questa nuova importante situazione italiana per quanto riguarda le moto elettriche. Grazie a voi. E noi così ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e tra pochissimo ritorniamo con Electric Motor News, il primo e unico programma televisivo italiano dedicato esclusivamente alla mobilità alternativa ecologica. A tra poco.